Sport, Formula 1 e di Bottas la prima pole dell'anno. Dopo il lockdown da coronavirus, il mondiale 2020 di Formula 1 riparte nel segno della Mercedes, tanto per cambiare. Però c'è una novità rispetto alle previsioni della vigilia, tutti ad aspettare Lewis Hamilton, ed invece nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria è spuntato a sorpresa Bottas. Così è del pilota finlandese la prima pole dell'anno. Bottas peraltro non è nuovo a queste imprese, stavolta ha beffato di soli 12 millesimi con il tempo di 1:02.939 il suo compagno di squadra. Sul Red Bull Ring di Spielberg, bel terzo tempo di Max Verstappen, pilota del team padrone di casa. Il pilota olandese e la Red Bull si confermano quindi clienti scomodi per tutti, a maggior ragione su questa pista austriaca. Quarta posizione in griglia per un ottimo Lando Norris con la sorprendente McLaren, che evidentemente nelle prove libere si era un po' nascosta. Sesto e nuovo tempo per Sergio Perez e Lance Stroll con una scuderia che sta sorprendendo tutti, la Racing Point. Male invece le Ferrari con Charles Leclerc, settimo, e Sebastian Vettel eliminato in Q2. Il tedesco pertanto sarà costretto a partire dall'undicesimo posto in griglia.